Si torna agli ordini dello starter. Questa volta il segnale è valido e Ossigeno Bigi coglie partenza volante e si insedia al comando con almeno 4 lunghezze di margine nei confronti del resto della compagnia. Capeggiato dal numero 3 Brenda Griff, poi più indietro c'è Byron Staff, quindi penalizzati, il più sollecito è il numero 4 Zigolo VGL 400 con partenza da fermo in 30 per Ossigeno Bigi, che ora prova a moderare un po' l'andatura, tant'è che si fa all'esterno Brenda Griff e va a rilevare il comando con l'assenso del battistrada. Così Brenda Griff leader su Ossigeno Bigi, Byron Staff, Zigolo VGL, poi ancora Brooke US, quindi il resto del gruppo tutto in fila indiana. 800 in 1 minuto e 5 decimi. Intanto nelle retrovie per linea esterna c'è solo Aladdin Bar quando si arriva adesso al chilometro che Brenda Griff percorre nell'ordine del 1:16:30. Brenda al comando, Ossigeno che è lì, ora si scopre Byron Staff che va adesso al sediolo di Ossigeno Bigi, il quale per il momento rimane lì in schiena Brenda Griff, la quale continua a condurre. Ora si fa vedere anche Zigolo VGL, intanto si avvicinano anche quelli dietro. 400 dal palo a metà della dritta opposta, vanno via in 34 con adesso il tentativo da parte di Byron Staff di sopravanzare Brenda Griff, vi riesce Ossigeno Bigi che sposta dalla corda perché Brenda Griff non ne ha più, all'esterno c'è Zigolo VGL, più indietro gli altri. Quando si va adesso al completamento della piegata con sempre al comando il numero 2 di Byron Staff, ora muove in terza corsia Ossigeno Bigi che va al lato dei due e cerca di attaccare sia Zigolo VGL che però scappa da tutti quanti e va a sopravanzare Byron Staff. Zigolo VGL che nel finale viene a concludere, mentre per il secondo posto arriva molto forte per linee esterne il numero 6 di Bilbo Dorial, che viene così a conquistare la seconda moneta, ma il successo va a Zigolo VGL con Davide Angeletti, che partito molto bene dal secondo nastro è stato il più sollecito a portarsi sui primi e nel finale sopravanza Byron Staff, che a sua volta aveva cercato la mossa decisiva ai 500 conclusivi, finisce con il chiudere il percorso in 2:32:07 che va tarato sul primo nastro, il secondo posto per il numero 6 Bilbo Doria, il terzo per il numero 2 Byron Staff. 1:16 appena abbondante considerato il secondo nastro, la media al chilometro per chi vince, ovvero Zigolo VGL 462, l'ordine di arrivo di questa quarta corsa del Ippodromo delle Capannelle.